attualità, Banca Italia ha detto sì, Riva Banca partirà a giugno. Rivarolo studenti all'oratorio per non dimenticare. Pont, l'infanzia negata dalle leggi razziali. Cultura, lo sconosciuto, un libro per vincere anche la paura. E poi per lo sport il Rivarolo Volley vince e convince. Ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. La cronaca: è stato rintracciato dai carabinieri il 43enne di Rivarolo che nel tardo pomeriggio di lunedì aveva rubato un cellulare ad una cliente della tabaccheria Henrietto di via Garibaldi a Cornier. L'uomo, identificato grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza, ha cercato di disfarsi del telefonino consegnandolo ad un amico di Castellammare, denunciato per ricettazione. E poi due operai rumeni, uno 41enne residente in Valle d'Aosta, l'altro invece di 38 anni residente a Mercenasco, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Strambino per furto aggravato, ricettazione e porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno trovato nella loro auto lampadari, materiale elettrico, oggetti atti ad offendere e attrezzi da scasso. Il materiale era stato rubato da un albergo di Saint-Pierre nei giorni scorsi. Ed è mancata all'età di 52 anni Giovanna Autino, volontaria e addetto stampa presso la 12ª delegazione canavesana del soccorso alpino. L'annuncio è stato dato tramite Facebook dagli amici e dai colleghi del soccorso alpino. È con grandissimo dispiacere e profonda tristezza che dobbiamo comunicare che è venuta a mancare la nostra volontaria Giovanna Autino. Il vuoto che lascia è proporzionale all'immenso lavoro che ha svolto con passione per l'immagine del soccorso, che in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla sia fortemente vivo il suo entusiasmo, la sua grinta, la sua gioia nello svolgere questa attività. Ci stringiamo forti intorno a Giulio, sua mamma e Fulvio. Ciao Gio. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 ad Ivrea presso la chiesa di Sant'Ulderico, il rosario questa sera nella stessa chiesa. Da Banca Italia è dunque arrivato il via libera tanto atteso. Riva Banca può partire e può aprire entrambi le filiali. Quella di Rivarolo, che avrà sede a fianco al gigante nel cubo su una superficie di 600 metri quadrati fra sportelli, amministrazione, dirigenza e una sala conferenze, e quella di Rivara invece ancora da individuare. Dopo quasi 5 anni quindi il sogno di una banca di credito cooperativo nell'Alto Canavese è realtà. Siamo circondati da cartelli che dicono costituenda Riva Banca, credito cooperativo. Fortunatamente non è più costituenda. Sì, fortunatamente ieri Banca d'Italia ci ha inviato l'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria e quindi siamo banca a tutti gli effetti nel momento in cui avremo fatto l'iscrizione alla Camera di Commercio e di conseguenza mandato il tutto a Banca d'Italia, che ci iscrive nel registro delle imprese bancarie. Ecco, questo è il coronamento di 4 anni di lavoro, l'impegno di tutti, a cominciare dal comitato promotore, che ha voluto fortemente questa iniziativa portata avanti da tutti noi, e credo che questo sia un grosso risultato soprattutto per il territorio. Avete mai avuto in questi 4 anni paura di non arrivare a questo punto? La paura c'è sempre quando si ha a che fare con istituzioni come Banca d'Italia e soprattutto la BCE, che in questi ultimi 2 anni ha preso in mano un po' la situazione del sistema bancario europeo. Però sì, io sono convinto che se si lavora bene, se si segue quello che sono tutte le regole, ancorché ogni 45 giorni cambiassero, però noi ci siamo sempre adeguati e il risultato c'è stato. Diciamo che l'autorizzazione è per ben 2 filiali, così come avevate richiesto, e questa è una rarità. Sì, non è usuale che Banca d'Italia dia l'autorizzazione a 2 filiali contemporaneamente, normalmente la fa in 2 step diversi. Noi abbiamo presentato un progetto probabilmente che è stato ritenuto credibile, e quindi devo dire che è unico in Italia negli ultimi
anni abbiamo avuto l'autorizzazione sia Rivarolo che Rivara contemporaneamente. Quando avremo il taglio del nastro, almeno diciamo della filiale principale, quella di Rivarolo? Ma io credo che dovremmo individuare, il Consiglio oggi pomeriggio individuerà l'ubicazione, che in grosso modo è già stata individuata nell'area dell'Urban Center, poi dopodiché dovremo fare tutti i contratti d'affitto, dovremo fare i lavori, dovremo fare gli arredamenti, dovremo assumere il personale, fare la formazione, il lavoro ce n'è molto, però io sono confidente che entro l'estate apriremo. Rivabanca quindi comincia la sua avventura operativamente, proviamo a vedere le tappe forzate con cui vorrete arrivare il prima possibile ad aprire gli sportelli. Beh, le tappe sono che avremo l'iscrizione in alcuni albi professionali, albi previsti dal 385 del testo unico bancario. E penso che tutto questo riusciamo a risolverlo entro i prossimi 3-4 mesi. Tenga presente che abbiamo anche da fare gli accordi con le società prodotto e quindi con Assimoco, con Icrea, affinché all'apertura siamo assolutamente pronti a servire qualsiasi tipo di clientela. Quando, entro quanto tempo riusciamo a terminare tutto questo, io mi auguro che, non lo so, 4 mesi, il 1° di giugno, sia una data possibile per l'apertura. E poi nella sede centrale, che sarà, la possiamo già dire, se non ci saranno controindicazioni particolari, quella che noi chiamiamo il cubo, non ci sarà solo la filiale, non ci saranno solo gli uffici amministrativi. Avete in mente di diventare come banca di territorio qualcosa di più, un po' un riferimento? Sì, in realtà è un progetto che stiamo portando avanti da quando abbiamo individuato questa sede, che ci dava questa opportunità, cioè di fare una sala riunioni, per esempio, dando la possibilità a tutti i soci di utilizzarla nel miglior modo possibile, soprattutto in primis alle associazioni di categoria, per le loro riunioni, ma anche, perché no, ai condomini, per le riunioni di condominio, piuttosto che la formazione del personale, ma anche i corsi di formazione che organizzeremo, gli incontri che organizzeremo, ed è prevista una sala con 50-60 posti che andremo ad attrezzare non appena aperta la banca. I dipendenti quanti saranno per cominciare? Intanto Banca d'Italia ci ha dato questo ok, abbiamo presentato un progetto che prevede un tempo prolungato di apertura degli sportelli, un tempo continuato, meglio, di apertura degli sportelli, quindi non ci sarà la chiusura pomeridiana degli sportelli, e ci sarà a Rivarolo anche l'apertura il sabato mattina. Quindi abbiamo previsto che partiamo con un numero stabile di persone, che sono 8 già individuate, di cui un gruppetto con esperienza bancaria, un gruppo di neolaureati già con una elevatissima professionalità, perché hanno già partecipato alla formazione presso l'Accademia delle BCC, e poi un altro gruppo che è in fase di individuazione, che sarà il gruppo della flessibilità, perché è per consentirci di lavorare con serenità, affrontando anche quelli che sono i picchi di lavoro ed eventualmente un afflusso significativo di clientela all'apertura. Per il comitato che ha voluto fortemente, il comitato promotore che ha voluto fortemente questa iniziativa, si chiude qui l'avventura? Beh, innanzitutto dobbiamo ringraziare i 104 componenti del comitato promotore che sostanzialmente hanno finanziato l'iniziativa del progetto Rivabanca. Con l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia si compie l'oggetto sociale del comitato promotore, quindi nei prossimi mesi noi convocheremo l'assemblea dei 104 promotori e saranno loro a decidere la chiusura di questo comitato e ovviamente la trasformazione delle quote che avevano messo nel comitato promotore in quote di sottoscrizione di capitale di Rivabanca. 1400 e più i soci già di Rivabanca, però c'è un'opportunità ancora per il territorio prima che diventi operativa e magari diventare socio costi di più.
Io credo che questa autorizzazione che è arrivata da Banca d'Italia è un fatto importante e un'opportunità per tutto il Canavese occidentale. È la prima volta che la Banca d'Italia autorizza due sedi, la sede generale di Rivarolo e la sede distaccata di Rivara. E noi dobbiamo dare a tutti i cittadini di questo territorio che hanno le caratteristiche per diventare soci ancora l'opportunità di sottoscrivere delle quote di capitale. È quello che faremo nei prossimi mesi, prima del taglio del nastro ufficiale dell'apertura degli sportelli. Credo che sia un'iniziativa a favore di tutto il canavese, basti pensare che sulla raccolta che l'istituto farà il 90%, più del 90% verrà impiegato sul territorio di competenza, quando generalmente tutti gli altri istituti investono il 20% della raccolta sul territorio di competenza, e questo può essere un volano per lo sviluppo dell'economia del canavese occidentale non indifferente. Abbiamo parlato ieri della giornata della memoria, abbiamo dedicato un omaggio alle vittime dell'Olocausto nella nostra prima edizione, poi abbiamo visto la commemorazione ufficiale di Torino nella seconda edizione. Oggi ricordiamo ancora la giornata della memoria attraverso però alcune iniziative che hanno coinvolto i più piccoli, a partire dal pomeriggio organizzato all'oratorio di Rivarolo con lo spettacolo che è stato realizzato dalle classi prima B, seconda A, terza A della sezione ad indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano, con l'esposizione degli elaborati prodotti dalle sezioni di scuola primaria statale di Rivarolo e Argentera e dall'Istituto Immacolata Concezione. Martedì 27 gennaio, giorno della memoria, per non dimenticare, all'oratorio. All'oratorio, sì, esatto. Abbiamo avuto l'ospitalità di questo spazio per poter accogliere i ragazzi della scuola media, queste tre classi che ci offrono questo spettacolo di suoni, di canti e di parole per ricordare. Insieme ai ragazzi delle più grandi, delle scuole medie, qui c'è la testimonianza dei bambini delle scuole elementari. I bambini delle elementari sono stati coinvolti anche negli scorsi anni per testimoniare, per ricordare questa giornata con i loro disegni, con le loro parole. E quest'anno più che mai nel 70° anniversario abbiamo creduto in questo lavoro perché la memoria non vada persa, perché venga trasmessa attraverso le giovani generazioni. Come diceva Primo Levi, comprendere è impossibile, ma ricordare è necessario. Le generazioni captano questo messaggio? Io direi di sì, io lavoro con i bambini delle elementari, sono maestra d'Argentera e devo dire che ho condotto il progetto anche con i bambini più piccoli, dalla prima alla quinta. Sono andata a parlare nella seconda e devo dire che erano tutti molto attenti, molto interessati, molto coinvolti dalle parole che dicevo, usando ovviamente parole molto semplici, perché non bisogna trasmettere il messaggio della violenza che può far male al bambino, ma andare oltre per trasmettere quello della speranza, speranza nel futuro, in un miglioramento della società. Mattinata sono stati sempre i ragazzi protagonisti, questa volta a Ponte, dove si sono confrontati con l'infanzia rubata ai loro coetanei più di 70 anni fa, con l'emarginazione delle leggi razziali che li hanno emarginati. Giorno della memoria a Ponte Canavese, per non dimenticare, un giorno della memoria con i bambini e con una mostra. Sì, quest'anno si è deciso di incentrare la celebrazione del giorno della memoria sui bambini e sugli adolescenti che hanno vissuto la terribile esperienza all'interno dei campi di sterminio durante il periodo delle leggi razziali, durante l'antisemitismo. E abbiamo così pensato di organizzare questa mostra intitolata Shoah, l'infanzia rubata, che ci è stata data dall'associazione I figli della Shoah. È una mostra incentrata appunto sui bambini e sugli adolescenti e speriamo che la visione di questa mostra faccia riflettere sulle
atrocità commesse in quel terribile periodo storico. Uno spettacolo da parte dei bambini? Ma più che uno spettacolo, i bambini hanno in questi mesi, parlo degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in questi mesi hanno lavorato molto con i loro docenti, leggendo, facendo delle ricerche, approfondendo l'argomento, e penso che leggeranno dei brani e faranno delle riflessioni appunto su questo argomento. Noi negli anni passati abbiamo veramente sempre cercato di dare spazio agli ex internati di Pont. Pensate che in un paesino piccolo come Pont ci sono stati più di 80 ragazzi, più che altro ragazzi giovani e anche una giovane ragazza che sono stati internati nei campi di lavoro oppure nei campi di sterminio, e alcuni di essi purtroppo non hanno più fatto ritorno. Negli anni passati abbiamo avuto l'opportunità di avere presenti questi ex internati che hanno potuto raccontare la loro terribile esperienza, la loro dolorosa esperienza. Purtroppo, ahimè, oggi attualmente non c'è più nessun internato, sono venuti tutti a mancare negli ultimi anni, però noi l'anno scorso abbiamo lavorato, abbiamo raccolto dei documenti, delle fotografie, soprattutto delle testimonianze da parte dei parenti, e abbiamo pubblicato tutto questo lavoro in un libro, perché riteniamo giusto che anche fra 10, 20, 30 anni le sofferenze di questi nostri ex internati di Pont siano ricordate grazie a questo libro. Circa 3 anni fa, mi pare proprio nel 2012, quando abbiamo commemorato il giorno della memoria, abbiamo avuto il privilegio di avere qui con noi Marcello Martini, che è un ex internato di Castellamonte, era stato internato nel campo di Matausa, e quando questo successe aveva 14 anni, era un ragazzino. Lui scrisse anche un libro, e quel giorno è stato veramente commovente ed emozionante perché ha raccontato la sua esperienza. È proprio in quell'occasione che abbiamo pensato che sarebbe stato importante, interessante, non solo per gli adulti ma soprattutto per gli alunni delle scuole, conoscere meglio come hanno vissuto i bambini e gli adolescenti durante la Seconda Guerra Mondiale, quei bambini, quegli adolescenti, soprattutto ebrei, che sono stati perseguitati, hanno sofferto molto, e pensate che più di 1,5 milioni di bambini e ragazzini sono morti all'interno dei campi di sterminio, quindi una cifra spaventosa. Che lavoro è stato fatto con i bambini? Allora, è stato fatto un lavoro di questo tipo. Abbiamo analizzato dei testi che sono delle testimonianze di ex deportati e che sono, appunto, hanno vissuto l'esperienza del lager da bambini. Quindi noi abbiamo analizzato la testimonianza di Marcello Martini, deportato a 14 anni, della Liliana Segre, e poi abbiamo analizzato il testo Meglio non sapere di Titti Marrone, che appunto è la storia di queste due cuginette che si sono salvate, e invece il cugino Sergio non si è salvato, perché è quel bambino che ha fatto il famoso passo avanti ed è stato oggetto degli esperimenti medici del dottor Mengele. In questo lavoro è nato un approfondimento, vabbè, in classe, delle riflessioni in classe, e poi abbiamo prodotto delle slide con i ragazzi, in cui loro hanno presentato queste riflessioni, queste foto che hanno appunto ricavato dai libri o comunque dalla rete. Le altre due classi hanno analizzato invece un discorso un po' più ampio sull'olocausto, sul significato della deportazione, e ancora il ghetto di Varsavia, quindi il problema dell'infanzia negata negli anni appunto del ghetto di Varsavia. Com'è stato l'approccio dei ragazzi, la percezione? Ma allora, io sono anni che faccio questo tipo di lavoro con i ragazzi, ho lavorato anche con una seconda che quindi sono ancora più piccolini, ma avevano già lavorato l'anno scorso con me e facevano prima. Devo dire che è un approccio decisamente positivo, cioè i ragazzi sono molto interessati a questa vicenda, e comunque sono anche stupiti effettivamente di quello che è successo, perché quando effettivamente si vedono delle foto, delle testimonianze o dei documentari, sono colpiti da quello che è successo.
sopralluogo dei tecnici dell'ARPA, ieri in località Rossetti a Rivara, un intervento che è stato sollecitato dal gruppo di minoranza Uniti per Rivara, che aveva inviato proprio ad ARPA una segnalazione corredata di materiale fotografico circa la situazione in cui verte la discarica chiusa, segnalando anche la vicinanza della discarica col torrente Viana e il pozzo di captazione dell'acqua potabile. L'opposizione ha anche presentato un'interrogazione e una mozione al riguardo che verranno presentate e protocollate in comune proprio in queste ore, poi discusse nel prossimo Consiglio Comunale. E adesso vi raccontiamo una storia che parte da un libro ma arriva molto oltre, quella di Elena Cerutti, medico, vittima di violenza, che ha trasferito con coraggio in un romanzo le sensazioni di questa sua esperienza, perché altre donne possano riconoscersi e riconoscere quelle sensazioni e sappiano reagire a loro volta. Un libro scritto quindi per aiutare le altre donne a sconfiggere la paura, che è questo il paradosso, pensate, un centro antiviolenza sulle donne dove doveva essere presentato, all'ultimo ha annullato invece la presentazione per le pressioni subite, per paura insomma. Un libro, Lo sconosciuto, un'autrice, Elena Cerutti, canavesana, medico. Partiamo dal libro, che poi ha degli sviluppi anche particolari. Un libro, possiamo dirlo, autobiografico? Sicuramente un libro che parte da spunti autobiografici, è comunque sempre un romanzo, quindi luoghi, persone, nomi di persone, cronologie sono di fantasia. Quindi si parte da spunti che riguardano una realtà vissuta per poi diciamo in qualche maniera svolgersi in maniera tale che nel romanzo si possano riconoscere altre persone, altre donne che possono aver avuto un'esperienza simile a quella che io racconto. È un'esperienza che molte donne vivono purtroppo e che vissuta sulla propria pelle fa male. È un'esperienza che molte donne vivono, troppe, e purtroppo, nonostante sia tutti i giorni diciamo agli onori della cronaca qualche avvenimento relativo alla violenza femminile, purtroppo forse se ne parla troppo poco o non se ne parla in maniera abbastanza chiara, e quindi insomma io credo che sia importante scrivere di questi argomenti e avere il coraggio anche di chiaramente di scrivere di questi argomenti, proprio perché ci sia la possibilità di confrontarsi e di trovare delle soluzioni se queste sono possibili. Di coraggio poi ne parliamo anche dopo, ma le donne vittime di violenza, vittime di stalking, hanno soprattutto una paura che è però altalenante, una paura che può poi passare. La paura è altalenante perché i rapporti vittima e carnefice hanno spesso questi andamenti sinusoidali, alti e bassi. Ci sono sicuramente delle dipendenze psicologiche che fanno sì che appunto la donna possa in un momento odiare il suo carnefice, in un altro magari amarlo follemente. E quindi questo rende particolarmente difficile staccarsi da lui e denunciarlo. Nel momento in cui si arriva alla consapevolezza e quindi alla denuncia, vuol dire che si è già fatto un passo in avanti. Tuttavia, siccome dal momento in cui avviene la denuncia al momento in cui iniziano poi i provvedimenti della giustizia passa ancora troppo tempo, in quel frangente si è ancora molto fragili, molto scoperti, e in quel frangente può anche avvenire un riavvicinamento con il proprio partner, e quindi la donna magari può anche ritirare le denunce perché in qualche maniera appunto è in una fase down, ecco, di questa curva sinusoidale. E io credo che sia possibile liberarsi definitivamente da questa dipendenza solo lavorando molto su se stessi, e quindi e soprattutto avendo, diciamo, avendo la forza di parlare con altri, perché molto spesso, troppo spesso, la donna che è vittima di violenza non parla con nessuno e quindi si isola in una specie di recinto e non condivide le sue paure, quindi è sola. Nel momento in cui
in qualche maniera così non si vergogna più e quindi decide di condividere la sua esperienza, beh, quello è già un momento nel quale probabilmente si sta già iniziando il processo di salvezza, di guarigione. Ci vuole coraggio, dicevamo, a denunciare, ci vuole coraggio a scrivere un libro di questo genere, ma sembra che ci voglia del coraggio anche a presentarlo, un libro di questo genere. Perché? Perché doveva esserci una presentazione in un centro che si occupa proprio della violenza sulle donne e invece poi la presentazione è saltata. Troppe pressioni, troppe tensioni, troppe paure. Sì, purtroppo è andata proprio così. In un centro appunto antiviolenza, nel quale appunto ci si aspetta un aiuto per le donne, ecco, c'è stata una sorta di retromarcia di fronte a delle pressioni, come appunto diceva lei, che hanno in qualche maniera scalfito o così reso difficile la presentazione di questo libro, che quindi non è avvenuta. Un episodio che certo non aiuta chi lotta, chi si mette in gioco, chi denuncia questi atteggiamenti contro le donne, questi atteggiamenti di violenza, perché così le donne rischiano di sentirsi più sole. Fa male alle donne, ma soprattutto è incongruente, nel senso che uno si aspetta da questi centri un aiuto concreto. Nel momento in cui questo aiuto viene meno solo perché si ricevono delle minacce, beh, allora ci si chiede se e in che modo, insomma, si possa venire davvero aiutati, perché alla fin fine ci si ritrova di nuovo soli, ecco. Per la pagina sportiva torniamo a parlare del Volley Rivarolo, che ha vinto e convinto contro il Beinasco e che adesso aspetta in casa lo Châtillon per una partita sulla carta abbordabile. Terza partita dopo la pausa natalizia, due giocate fuori casa, una persa contro l'Issa Novara, una vinta contro la Pallavolo Borgomanero e stasera un'altra vittoria. Sì, io non mi sarei ricordato tutti questi nomi, quindi siete più preparati di me, però abbiamo vinto, che era la cosa importante, e anche abbastanza bene direi, insomma, abbastanza in scioltezza. Mi facevano un po' paura questa squadra, perché comunque è una squadra con gente esperta, con giocatrici che hanno giocato anche in altre categorie, però insomma, secondo me abbiamo giocato bene noi, questa volta mi è meritato di vincere. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale, adesso la rubrica dedicata alla formazione professionale. Buona giornata a tutti. CNOSFAB di San Benigno, siamo ormai alle iscrizioni. Uno dei problemi che si pongono da qualche anno a questa parte, perché le iscrizioni adesso sono online e non tutti hanno la capacità e la possibilità di farle. Certo, allora le iscrizioni si sono aperte con il giorno 15, saranno aperte 15 di gennaio, saranno aperte fino al 15 di febbraio. Iscrizioni che da quest'anno, anche per i corsi triennali che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sono online, saranno online, e quindi le famiglie dovranno approcciarsi a questo nuovo sistema che praticamente equipara, anche lì per noi importante, i percorsi di istruzione e formazione professionale agli altri percorsi della scuola media superiore. Per quanto riguarda le iscrizioni online, è possibile, sono tassative da quest'anno, è possibile svolgerli dalla propria abitazione, dal proprio posto di lavoro, dal proprio postazione informatica, oppure recarsi presso la nostra segreteria negli orari di apertura della segreteria, in cui i genitori riceveranno tutta l'assistenza necessaria e potranno così espletare, diciamo, istantaneamente, simultaneamente l'iscrizione, considerando anche il fatto che le iscrizioni ai nostri corsi, siano nel settore della ristorazione, che nel settore dell'acconciatura, che nel settore meccanico, piuttosto che quello elettrico, sono abbondanti, quindi ci sarà presumibilmente una necessità di selezione. Uno dei criteri concordati per accettare o meno le iscrizioni è proprio quello del passaggio al centro, quindi invitiamo non soltanto in occasione della giornata a porte aperte, ma quando sarà comodo alle famiglie in orario di segreteria venirci a trovare, di passare al centro, e così potranno seduta stante formalizzare online l'iscrizione.